convento di Renato di Brescia. Siamo in compagnia. Lei la laureata, la inquadri, la inquadri, facciamo entrare. Chiama caro. Allora, ragazzi, a sapere i vostri nomi. Parliamo della ragazza adesso. I've got to take you for my wife. So the story of my life can start Federico and end with you. Pelo? The sorrow when our love was breaking up. The memory of a broken heart. Then later on the joy of making up. Allora ragazzi, cosa festeggiate qui al convento di un altro gruppo di before my story is through, I've got to take you for my wife. So the story of my life can start and end. Can start and can start. Ragazzi, ditemi cosa sei laureata, economia, economico mezzo, in vocale voto 100. Questa è la voce con le 100. 100. Allora ragazzi, che voto ha preso? 100. Allora ragazzi, vi faccio una domanda a voi e dopo una domanda ai tre ragazzi. Guardiamo chi delle due coppie, tre ragazze e tre ragazze, risponde in maniera corretta, ok? Dovete dirmi, ragazze, questa domanda solo per voi tre, voi non date consigli. Dovete dirmi cosa ci fa un gallo in mezzo al mare. Brava, galleggia! Mamma mia, la ragazza è così, che guarda a te. Invece questa domanda è per i tre ragazzi. Non aiuto perché vi siete uomini come me. E invece arriva da colorato. Dovete dirmi cosa dice una mela che è seduta al tavolo a giocare con una pera. Cosa dice la mela alla pera? No, dai, è facile, è un gioco di parole. L'hai detto più volte. Me la dai. No, quello non si può dire. Mentre gioca a me. Dai ragazzi, datemi un consiglio. No. Dai, vi faccio cantare, dai, lo stesso, vi do la risposta. Mi dice pesca. Era facile, è un frutto. Pesca la carta. Diritto ce l'ho, rintracciarti non è un problema, ti telefonerò, ti offrirà una serata strana, il pretesto lo sai, quattro dischi e un po' di whisky, grande vedrai, fammi spazio e dopo mi dirai. Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Ruolo mi spieghi qual è? Hai voce d'oggi? Incontrarti da sole. Mentre lui. Lui chi è? Lui chi è? È difficile farlo con te. Mollalo! Com'è? È distratto ma un certo. Mollalo! Mi aspettavo, lo sai, un rapporto un po' più normale. Quale eventualità? Trovarmi in collocazione. Ora spiegami, vai, l'atteggiamento che dovrò adottare. Dai! Direi parli al buio fra le braccia lui. Mu mu mu, non è il mio tipo.
No. Lui chi è? Donne, potete cantare anche senza di loro, eh? Si potrebbe infistare. Sentiamo solo le donne che non cantano su. Na 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 na, lui chi è? Meglio tutti, oh. Lui chi è? Già è difficile farlo con te. Oh la la, il triangolo no. Non l'avevo considerato. D'accordo, ci proverò. La geometria non è un reato. Garantisci per lui, per questo amore un po' articolato. Perché no mentre crei, ma il triangolo io lo rifarei. Perché no, lo rifarei. Lui chi è? Na 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 na. Lui chi è? Lui chi è? Si fa Lei solo. Lui chi è? Lei solo Gallezza sapeva. Lui chi è? Lui chi è? Lui è? No 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 no, no. Lui chi è? Dico loro chi sono. E che ne so? E lui. Lui chi è? Lui. Yeah! Oh. Lui chi è? Tu chi sei? Oh. Allora, adesso ragazzi, se noi parliamo, voglio sentire solo dire lui. I ragazzi, perché non si sentivano mai. Sì che va, sentiamo. Cioè, sembra più che altro il coro del Duomo di Bergamo. Le suore. Fatemi un ripeto che va, che lui si sentiva, vai. Lui chi è? Fermo di Bergamo, del cavoli. Allora ragazzi, vi faccio i miei complimenti, soprattutto ai ragazzi. Bardelletta, voi siete gli amici di Bergamo che sono qui a festeggiare.